Alessandro Lucarelli, è stata una partita davvero importante, soprattutto tre punti fondamentali in vista del rush finale. Qui i tre punti sono stati meritati, soprattutto perché nel primo tempo avete creato diverse occasioni, poi si è ricreata un po' quello che era successo con il capistrello. Nel secondo tempo avete fallito diverse occasioni e poi c'è stato quel ritorno sia del capistrello, in questo caso dell'angolana, che aveva anche rischiato poi di trovare il gol del pareggio. Sì, ma questa è una vittoria importante, perché ci aspettavano tutti alla sconfitta o al pareggio, invece devono aspettare un'altra settimana, se non due, se non cinque. Quindi era importante per noi anche in questa maniera, perché se non le chiudi è chiaro, le partite le possono stare sempre in bilico. Quindi loro avevano tanta fisicità sulle palle inattive, sui calci di punizioni che ne hanno avute diversi, e noi siamo stati lì a soffrire, ma con umiltà, come una squadra importante deve fare. E questo è uno step ancora più importante a livello caratteriale. Quindi noi usciamo oggi da un campo difficile, dove loro ci avevano tutto da dire, perché con questa sconfitta sono praticamente fuori da qualsiasi discorso, quindi è una lotta tra noi e l'Aquila. In questo momento noi e l'Aquila siamo le due squadre che possono giocarsi il campionato, e dobbiamo essere bravi a rimetterci subito a posto, essere più concreti quando si può. Però oggi a me è piaciuto tantissimo il secondo tempo. Il primo è troppo facile dire che è stato bello, perché è chiaro che fai tante azioni, dà l'impressione che puoi fare gol in qualsiasi momento, non lo fai. Invece nel secondo tempo abbiamo sofferto, come è giusto soffrire, perché le cose belle si raggiungono con la sofferenza. Mister, la volta scorsa lei aveva detto che avevate raggiunto il 65-70%, adesso percentuali? Adesso abbiamo guadagnato un altro 10% in carattere. Poi nel primo tempo abbiamo giocato anche bene, però questo 10% in carattere e in determinazione ci fa alzare un altro 5% nel totale. Quindi il percorso continua e noi dobbiamo continuare a crescere. Quindi cosa manca a questo punto? Solo un po' forse di cinismo nel provare a chiudere prima le partite? Mancano 4 vittorie e poi ce la possiamo, sicuramente possiamo festeggiare.